Buongiorno all'informazione di oggi, martedì 23 settembre 2014. Il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, il vicepresidente assessore alla difesa del suolo, Giovanni Verducci, ed il sindaco di Calanna, Domenico Romeo, hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione di interventi atti a prevenire fenomeni di dissesto idrologico nel comune Aspromontano. In occasione delle riunioni dello scorso maggio, convocate dal vicepresidente Verducci per raccogliere la segnalazione di tutte le amministrazioni comunali, il primo cittadino di Calanna aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e naturalistico attraverso il recupero e la manutenzione dei siti storici e dell'arredo urbano, il tutto per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico. Al termine del ciclo di incontri, letto il report curato dal dirigente del settore provinciale competente, l'architetto Giuseppe Mezzatesta, tenendo in considerazione tanto le difficoltà economiche del comune quanto la riduzione dei trasferimenti in capo alla provincia, la giunta provinciale, su impulso del vicepresidente Verducci, ha deliberato a luglio un contributo economico pari a 15.000 euro quale compartecipazione all'iniziativa. Entusiasta il sindaco Domenico Romeo, che dopo aver ringraziato Raffa e Verducci, ha evidenziato come all'interno della provincia sia già presente l'anima della futura città metropolitana. La cronaca Operazione Reggio Sicura. Nel weekend i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno proseguito l'intensificazione dei controlli nell'ambito del centro urbano, nonché delle zone periferiche della città, per garantire l'ordinato e sicuro svolgimento del fine settimana. Nel corso dei servizi, concentrati più che altro nella fascia costiera della giurisdizione, nonché nelle vie di principale comunicazione, sono state impiegate 30 pattuglie e 60 uomini tra sabato e domenica sera e sono stati effettuati numerosi posti di controllo durante i quali sono state eseguite svariate perquisizioni veicolari e domiciliari tese alla ricerca di droga e armi, anche con l'ausilio delle unità cinofile di Vibo Valentia. Nel corso dei controlli è stato utilizzato altresì l'etilometro per contrastare l'utilizzo delle autovetture e dei motocicli sotto l'effetto di alcol. Nello specifico, nel corso dei servizi, i carabinieri hanno arrestato una cittadina regina, poiché destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria. La stessa dovrà espiare una pena definitiva di 9 mesi di reclusione perché ritenuta colpevole del reato di tentata violenza privata commesso a Reggio Calabria nel dicembre del 2005. La stessa, al termine delle formalità di rito, è stata associata presso la casa circondariale di Arghillà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno segnalato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 24enne reggino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri della stazione di Reggio Calabria e Rione Modena lo hanno trovato in possesso di 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di 0,3 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. Inoltre, un 33enne marocchino, un 46enne tunisino e un 67enne reggino per ricettazione in concorso, poiché sorpresi ad esporre in vendita su una bancarella allestita presso il mercato delle Pulci, sito presso la Pineta Zerbi, 4 pezzi di argenteria di proprietà di una signora che, avendo riconosciuto i propri preziosi asportati nel corso di un furto, ha contattato immediatamente i carabinieri, i quali, immediatamente intervenuti, hanno prima sequestrato i pezzi dell'argenteria e, dopo le verifiche del caso, hanno restituito il maltolto alla legittima proprietaria. Montebello Ionico, riconoscimento all'Associazione Amici dell'Oncologia. La commissione straordinaria per la gestione del comune di Montebello Ionico, nella fattispecie i dottori Muccio, Giaccari e Giliberto, stamattina, presso la delegazione municipale di Saline Ioniche, hanno consegnato una targa ricordo alle volontarie dell'Associazione Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, che in questi giorni sono ospiti del nostro territorio. Si è giunti alla decisione di conferire tale riconoscimento dietro la segnalazione di numerose famiglie della nostra comunità,
che da tempo hanno beneficiato dei loro servizi di volontariato. Il Comune con questa iniziativa ha desiderato esprimere la gratitudine che la popolazione del nostro territorio ha verso tale associazione, attiva da parecchi anni presso i Day Hospital Oncologici di Alzano Lombardo, Piario e Seriate, dando senza scopo di lucro una calda accoglienza alle persone e alle loro famiglie che si trovano a dover affrontare l'impegnativo cammino delle cure oncologiche. L'obiettivo degli amici dell'oncologia è quello di contribuire all'umanizzazione dell'approccio oncologico, offrendo un punto d'ascolto telefonico, gestendo una casa di accoglienza per i pazienti e i loro familiari e trasportando gratuitamente i pazienti oncologici dal domicilio alle strutture sanitarie. Marina di San Lorenzo, fiaccolata per le vittime della statale 106. Domenica 5 ottobre alle ore 18:30 a San Lorenzo Marina, la parrocchia Santissima Trinità di Marina di San Lorenzo, con la partecipazione della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Nicola di Bari di Rocudi, organizzano una fiaccolata per le vittime della statale 106. L'iniziativa, ideata e fortemente voluta dal sacerdote Giovanni Zampaglione, vedrà l'adesione del gruppo Basta Vittime sulla Statale 106 e la partecipazione di Fabio Pugliese, presidente dell'associazione omonima ed autore del libro Chi è stato? Un racconto inchiesta sulla strada Statale 106 Ionica Calabrese, il primo libro sulla tristemente nota strada della morte. La statale 106, ci dice Don Giovanni Zampaglione, denominata da più parti la strada della morte, in questi ultimi anni ha mietuto tante vittime. Quest'anno ho chiesto la partecipazione di tutte le associazioni presenti nel territorio per dire insieme basta alle troppe vittime per incidente stradale. Basta fiori sull'asfalto, diamo precedenza alla vita. La strada come la vita, continua il parroco, deve essere uno strumento di unione e non di morte. Tutti insieme arriveremo all'imbocco della superstrada, teatro di tanti incidenti, e attraverso la preghiera cercheremo di lanciare un messaggio positivo e che richiami alla sicurezza stradale. L'assessore all'agricoltura e pesca della provincia di Reggio Calabria, Gaetano Rao, ha preso parte all'importante ed unico appuntamento per il centro-sud Italia in onore della razza bruna, svoltosi sulla spiaggia di Brancaleone Marina. La giornata della Bruna, evento promosso dall'ANARB, Associazione Nazionale Allevatori Bovini, con sede a Bussolengo in provincia di Verona, è l'appuntamento da non perdere per gli allevatori bovini che producono questa razza pregiata di origini svizzere, perché, spiega l'assessore Rao, la razza Bruna, valicate le Alpi svizzere, viene prodotta anche in Italia, dove il clima ideale e le altezze molto impervie dei pascoli contribuiscono alla resa di un prodotto di assoluta qualità e pregio del latte e delle carni. Fa onore che l'ANARB abbia scelto Brancaleone per ospitare i produttori di razza bruna italiana provenienti da tutto il meridione d'Italia. Lo sport, la regina prepara questa sfida di domani sera contro il Barletta alle 20:45 come una gara che serva come ripartenza dopo le due brutte sconfitte nel derby col Messina e di venerdì scorso a Lecce. Cozza in conferenza stampa non è stato molto tenero con i suoi giocatori, dicendo che 3 partite in 9 giorni a 20 anni chi non riesce a sopportarle può cambiare mestiere. Il riferimento era ai 3 uomini del centrocampo, il reparto che oggi, per il tipo di gioco praticato dalla regina, ha il maggior dispendio di energie. Un gran lavoro quindi quello svolto da Rizzo, Dall'Oglio e Armellino, e di cedimenti fisici quasi in ogni gara, ancor prima che si conclude il match, ne sono la dimostrazione. Cozza ha certamente ragione nel momento in cui sostiene che la freschezza atletica deve essere favorita dalla giovane età, ma è altrettanto vero che a continua corsa nell'impostare e rincorsa nel contrapporsi all'avversario non possono essere sottovalutati. 3 uomini in mezzo al campo che non sempre hanno il sostegno dei 3 calciatori dell'attacco. A 20 anni le fatiche dovrebbero sentirsi meno, e questo è verissimo. L'ideale però sarebbe trovare il perfetto equilibrio tra i reparti e quindi una migliore distribuzione delle energie. In chiusura di giornale adesso ascolteremo una lunga intervista al dottor Antonio Giannelli, commissario del Comune di Melito Porto Salvo, l'intervista effettuata da Francesca Martino. Si conclude così la nostra edizione del giornale, l'appuntamento è per domani alle 14. Buongiorno, ci troviamo al Comune a Melito Porto Salvo e accanto a me il dottore Antonio Giannelli della Commissione straordinaria Melito Porto Salvo. Ben ritrovato. Buongiorno a voi. Facciamo un piccolo resoconto di quest'anno, di quello che è avvenuto durante insomma, il vostro mandato.
Beh, tante sono state le situazioni che abbiamo dovuto affrontare, diciamo tutte comunque orientate a riportare un atteggiamento improntato alla massima legalità. La difficoltà maggiore che noi abbiamo dovuto fronteggiare fin dal primo momento è stata la carenza di liquidità, la necessità cioè di far andare avanti comunque le cose in un comune come Melito senza tutte le risorse economiche necessarie per poterlo fare in maniera, come dire, brillante. Quindi, da una parte avevamo la necessità di evitare nei limiti del possibile il dissesto finanziario, cosa che questo comune rischiava e in qualche misura rischia ancora, dall'altra quello di garantire i tanti servizi ad una popolazione che nel periodo estivo quasi raddoppia. Quindi diciamo che l'ordinarietà cominciamo a gestirla oggi, ma in un primo momento anche a seguito in questo anno e mezzo ormai dall'inizio del commissariamento, delle note vicende che voi tutti conoscete, abbiamo dovuto fronteggiare le necessità dell'acqua, delle strade, delle case popolari, della ricostruzione del patrimonio comunale, della riorganizzazione interna del personale, quindi tutta una serie di cose che fra l'altro oggi sono riportate in atti che abbiamo inviato sia alla Prefettura che in vista poi di quello che è stato, da ultimo la proroga che la Commissione straordinaria ha avuta fino alle prossime elezioni che dovrebbero esserci nella prossima primavera. Si ritiene soddisfatto? Questo lo devono dire i cittadini. Noi possiamo soltanto dire che insieme alle due colleghe, la dottoressa Di Raimondo e la dottoressa Pennestri, abbiamo dato e diamo il massimo, anche perché siamo a settembre, se si vota, come penso sarà in primavera, il cammino è ancora lungo. Diciamo che adesso, in questo periodo, l'obiettivo, anche se è molto stretto il termine, no? Io dico sempre che una gestione commissariale dura la metà di un mandato di un sindaco. Se facciamo una battuta e diciamo che molte volte i primi cittadini, lo dico da funzionario di prefettura che li sente quando fa quel lavoro, hanno bisogno giustamente per programmare delle iniziative importanti in comuni così importanti, almeno i due mandati, voi capirete che la programmazione è uno strumento essenziale in una struttura come questa. Quindi in questo anno e mezzo noi abbiamo prima cercato, tra virgolette, di mettere le carte a posto e soprattutto di ritrovare e individuare le strategie. In questo periodo vorremmo cercare di mettere in campo tutta una serie di azioni esterne, quindi vedete anche visibili per i cittadini, tra cui rifare le strade. Tante volte abbiamo avuto i cittadini che si lamentavano, giustamente, per delle strade terremotate, dico io. Per fare questo c'era bisogno di trovare i soldi, ma per fare veramente le strade, quindi non fare solo i rattoppi. Abbiamo avuto il problema di gestire una seconda estate in sicurezza, diciamo con orgoglio che Goletta Verde, quindi non i commissari di Melito, hanno certificato che Melito fosse il mare, un mare pulito, non dico il più pulito, ma comunque un mare pulito. E questo ci è stato testimoniato dai tanti cittadini che hanno trascorso qua le loro vacanze. E quindi depuratore, quindi depurazione. Abbiamo fronteggiato la questione dei rifiuti, tra le tante crisi che i rifiuti qui hanno in ambito regionale per causa del sistema, Melito in qualche maniera ha sempre avuto una gestione ordinaria e stiamo andando adesso all'approvazione, quindi al nuovo bando che prevedrà, l'abbiamo predisposto insieme al CONAI, punta ad un fortissimo incremento della raccolta differenziata, quindi a ridurre quello che è il prodotto indifferenziato alla luce di quelle che sono anche le indicazioni della Regione. Potrei continuare, insomma. Per cui io mi auguro che la cittadinanza abbia apprezzato soprattutto l'impegno, poi i risultati li valuteranno loro. Parliamo dell'impiantistica in generale, in particolar modo dell'impiantistica sportiva che qui a Melito ha trovato sempre delle grandi difficoltà. Ecco, quello che vorrei chiederle è se ci sono delle novità e se il palazzetto dello sport si farà. Dunque, diciamo che noi abbiamo posto le basi per riqualificare l'intera area, dove attualmente insiste il palazzetto vecchio, quindi quello sostanzialmente abbandonato. Dico riqualificare l'intera area perché tutti sanno, anche su YouTube, insomma, basta andarci e vedere le immagini speciose che si possono osservare di come è frequentato, di quello che avviene. Per cui abbiamo pensato, devo dire fin dall'inizio, dopo averlo visionato, che c'era bisogno di, e quello è il nostro, tra virgolette, sogno, quindi anche i commissari possono provare ad avere una strategia, no? A differenza di quello che spesso si pensa. Tant'è vero che voi sapete che il cosiddetto fortino era in precedenza
presenza vuoto, come tutte le strutture comunali di Melito, tutte le strutture pubbliche, vuoto o utilizzato in maniera così, diciamo, non sufficiente. Dico questo perché anche il mercato coperto ormai è una struttura d'uso della cittadinanza e di qui a poco verrà lì attuato insieme alla sovrintendenza l'archivio storico, oltre all'utilizzazione con una mostra che tra un po' partirà. Quindi ridare alla città quelli che sono gli spazi pubblici per i quali fra l'altro i cittadini hanno pagato in termini di denaro pubblico utilizzato. E quindi lì oggi c'è la polizia municipale. È un fatto, secondo me, molto importante, sia perché in quella zona arriva il presidio di legalità di una zona, della zona dell'area greganica che ha il maggior numero di agenti di polizia municipale, sia perché quello è un primo passo di un'azione complessiva che noi vorremmo portare sia per il rifacimento del palazzetto dello sport, sia anche per riuscire, se ce la facciamo, a immaginare o dare lo spazio per la scuola che in questo momento è lì. È chiaro che abbiamo messo in campo degli atti amministrativi strumentali a questi, essenzialmente volti a trovare i fondi per poter realizzare questa cosa. Siamo abbastanza ottimisti di poter lasciare alla nuova giunta gli atti e i documenti, oltre che le risorse, per poter procedere in questa, su questa strada, se vorranno ovviamente. Parliamo adesso della raccolta dei rifiuti, c'è una vera e propria emergenza. Continuano le difficoltà dello smaltimento o ci sono delle novità? Beh, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Calabria, io un tema che conosco abbastanza bene perché tra le mie varie esperienze sono stato segretario della commissione che ha redatto il piano regionale dei rifiuti della Calabria, quindi ahimè ho conosciuto tutta l'impiantistica calabrese per poterla e quindi conosco quali sono le problematiche che più o meno sono rimaste le stesse. Non a caso noi dopo 6 mesi che eravamo qui, noi siamo stati accolti da una prima estate terribile perché c'è stata una grossa crisi, avevamo cumuli di rifiuto enormi. Abbiamo scelto 2 cose, la prima quella di immaginare un nuovo contratto, perché ci siamo trovati a gestire un vecchio contratto, dove la raccolta differenziata possa essere il cardine proprio della struttura, anche in termini di costi, perché avevamo la necessità di abbatterlo. E poi per fronteggiare le emergenze abbiamo creato un sito attrezzato dove sostanzialmente nel momento in cui la discarica dove vanno i nostri rifiuti dovesse andare in crisi per qualche ragione oppure si decidesse da parte del sistema regionale di far scaricare prima qualche altro comune, noi avremmo potuto creare una sorta di sito di temporaneo stoccaggio, ovviamente secondo tutte quelle che sono le regole previste. Questo ci ha consentito in molti casi di avere il paese pulito, anche se o tendenzialmente pulito, perché c'è anche da dire che Melito nel periodo estivo raddoppia e anche il posizionamento, sembra banale, dei cassonetti è stato immaginato in maniera unitaria, perché molto spesso noi avevamo la rimostranza della singola persona che veniva a chiedere giustamente lo spostamento del proprio cassonetto e laddove è stato possibile questo l'abbiamo fatto, ma abbiamo puntato ad eliminarli proprio i cassonetti, quindi in molti posti dove abbiamo avuto degli esposti i cassonetti da qui a poco, noi ci auguriamo per il mese di gennaio al massimo, spariranno, puntando completamente sulla differenziata. Anzi, posso dire che stiamo provando ad anticipare questo tipo di raccolta differenziata spinta su 2 frazioni, 2 quartieri del paese, quelli più periferici, in modo anche, lo dico con molta serenità, di evitare che i tanti cittadini di passaggio di altri comuni usino i cassonetti del comune di Melito come luogo di smaltimento dei propri rifiuti. Cosa l'ha delusa di più e cosa le è piaciuta invece durante questo periodo? Quello che posso dire mi ha deluso di più è la poca frequentazione con i giovani, questo devo dirlo, l'abbiamo rilevato anche con i nostri colleghi. Diciamo che il territorio a tutto tondo non ci ha dato molta possibilità, non siamo stati mai invitati ad una manifestazione se non episodicamente, ma un paio di volte, eppure di tanti giovani forse avrebbero o spero abbiano la possibilità di vedere che i commissari non sono questi personaggi, no, come qualcuno qualche volta si immagina, retrogradi o in qualche modo soltanto dei burocrati, eh? Siamo qualcosa di normale che gestisce, quindi forse potremmo anche
far capire a tanti giovani che c'è un modo diverso di vivere se si vuole. E questa è una cosa che personalmente e anche ai colleghi ha molto colpito, perché nelle nostre esperienze il contatto con i giovani è stato sempre qualcosa di vitale, di forte. Non avevamo quasi tempo per andare nelle scuole, per partecipare a delle iniziative. Devo anche dire che quando abbiamo riaperto la Villa Comunale, colgo l'occasione per dirlo, perché oggi pomeriggio c'è una manifestazione con Libera presso la Villa Comunale, bene, dopo che la villa era stata vandalizzata, faccio presente che insomma qualcuno è andato col flex a spaccare la Villa Comunale. La Villa Comunale era diventata un fatto emblematico perché l'abbiamo riaperta noi con i nostri operai senza chiedere niente a nessuno. Oggi è dotata di videosorveglianza, soltanto allora l'abbiamo, così come anche il comune. Bene, c'erano pochissime persone. E questo è un altro degli aspetti che mi ha colpito molto, perché siamo tutti meridionali, anche io, e quindi sappiamo che molte volte i gesti simbolici contano tanto. Quel giorno non c'era nessuno affacciato sui balconi, e mi auguro che invece oggi, almeno per la presenza di Libera, quella che è un simbolo possa diventare il punto. Noi avevamo organizzato una serata per far ballare i giovani, non c'era nessuno. Questo deve colpire, questo a me ha colpito molto, non do giudizi, però è un fatto significativo. Nella mia esperienza, quando si organizza qualcosa di gratuito con dei disc jockey, la gente ci va, evidentemente tutti avevano altri impegni. Un suo personale consiglio alla prossima amministrazione comunale perché possa essere credibile? Guardi, noi abbiamo tracciato una strada, stiamo tracciando una strada e faremo degli atti, oltre che degli indirizzi, che sono orientati esclusivamente agli aspetti tecnici, che ribadisco, non è detto che siano impeccabili, perché noi sbagliamo prima e più degli altri, però sicuramente sono orientati al rispetto delle regole che abbiamo imparato. Per cui non mi permetto di dare consigli, posso solo dire che, lo dico anche nella mia veste di viceprefetto, la prefettura è sempre dietro ai sindaci, soprattutto nel momento in cui vanno ad assumersi responsabilità così importanti come quella di gestire un comune che per 3 volte è stato sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata. Dico che la legge dà la possibilità ancora oggi di chiedere, per esempio, alla prefettura per un periodo di mantenere l'ausilio, l'aiuto di quelli che sono i sovraordinati, cioè dei funzionari o dei tecnici che lo Stato paga per dare una mano ai comuni. Quindi avere questa sorta di contatto, ecco, direi mantenere il contatto con la prefettura, perché sono sicuro che laddove ci fossero ulteriori tentativi, avere il prefetto e la prefettura dietro che ti supporta sia essenziale per resistere, riuscire finalmente a resistere e non avere un quarto scioglimento. Ringrazio il dottor Giannelli della Commissione straordinaria Merito Porto Salvo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Crepi, grazie a voi.